Buongiorno a tutti, benvenuti, eccoci qui in diretta. Oggi è lunedì 12 novembre, sono le 12:33 minuti in questo istante. Benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Quest'oggi parleremo, come sempre, di Milano, della città, dei protagonisti che rendono viva questa città. Ma lo sapete, oggi è il 12 novembre, l'ultimo giorno per votare i Milano Storytelling Awards. Chi sono i nominati? Come dice una famosa trasmissione, il mio voto potrebbe cambiare tutto. No, il mio non cambia niente, ma magari il vostro voto potrebbe ribaltare il risultato in questo momento. E quindi votate ancora fino a questa sera alle 10. Sono aperte le votazioni per chi e come, ecco, in questo filmato. Queste sono le nove categorie e i nominati. Avete tempo fino a questa sera alle 10 per votare. Adesso vediamo la puntata di oggi. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, Virginio Salvi, buongiorno Virginio, e Giovanni Buongiorno, Tonoli, buongiorno Giovanni. Buongiorno, benvenuti, grazie mille di essere qui. Siamo qui a raccontare una bellissima storia, una storia che parte da Milano, in questo caso proprio parte, si mette in cammino e va ben lontano, arriva fino a Santiago di Compostela. Però, insomma, cercando di capire meglio di cosa parliamo, Virginio, tu sei uno psichiatra, lavori nel CPS, nel municipio 4 di Milano. Raccontaci un po' di cosa stiamo parlando, qual è la storia che oggi andiamo a raccontare? Allora, oggi andiamo a raccontare la storia di un gruppo di utenti del CPS che sono partiti per fare un bellissimo viaggio. Poi, appunto, sentiremo direttamente le impressioni di chi l'ha vissuto. Un bellissimo viaggio a Santiago de Compostela, quindi parte del Cammino di Santiago, come parte di un progetto riabilitativo voluto dal dottor Carlo Scovino, che è il responsabile della riabilitazione per il nostro Dipartimento di Salute Mentale, progetto di riabilitativo che ha come protagonisti gli utenti del centro di salute mentale, ovvero del centro psicosociale di zona 4, dove sia io sia il dottor Scovino lavoriamo. Quindi all'interno del CPS è stato CPS, che pensato. ricordiamo che è centro psicosociale, giusto? Esattamente, Ok, sì. Che perfetto. quindi si occupa del disagio mentale in tutte le sue declinazioni e soprattutto anche dei disturbi significativi, mentali significativi. È partito all'interno di un grosso progetto riabilitativo la decisione di fare questo viaggio a Santiago con un gruppo appunto di utenti del nostro servizio. Prima fuori onda scherzavamo, diciamo, altro che Pietra Ligure, no? Senza nulla togliere a Pietra Ligure e la Liguria. Poi diciamo, insomma, Santiago, avresti mai pensato, Giovanni, di andare a fare il cammino di Santiago? No, perché visto che sono stati addirittura capaci di organizzare il viaggio negli Stati Uniti, a questo punto penso proprio che il CPS non abbia limiti di possibile organizzazione. Ci hai già anticipato una cosa, infatti non è il primo viaggio che si No, organizza, no. sono tanti, sono quasi, Sì. sono tanti anni che Circa dieci organizzano, anni circa 10 anni che sono che organizzati i viaggi. organizziamo, Giovanni, tu ne hai già sì. fatti due, mi dicevi sei stato a New York anche, Sì, com'è andata? è andata perfettamente bene, mi sono divertito, ho visto tante cose dai centri commerciali come si chiama, ai musei, ai palazzi, alle chiese e così, ecco. Pensi che sia importante viaggiare? Sì, Perché? Perché? perché uno viene al mondo non solo per sposarsi, eccetera, ma anche, come si chiama, soprattutto per conoscere nuove terre, nuovi ambienti e tutto ciò che ci circonda e che non possiamo vederci tutti quanti i giorni. Allora, raccontami un po', che cosa hai conosciuto, che cosa hai scoperto invece questo giugno, in una settimana, che poi Sì. diventa una settimana e mezza, poi ci racconti come mai, sul Cammino di Santiago. Sì. Cosa hai scoperto?
Ho scoperto praticamente un nuovo mondo dove innanzitutto abbiamo visto come si chiama, abbiamo visto centri commerciali per il turismo, poi chiese, musei e come si chiama, niente, E tanta, basta. anche tanta natura, immagino. Sì, Tanta, sì. tanta, tanta natura, no? Sì. E so che avete anche incontrato altre persone, però. Sì, abbiamo avuto, diciamo, innanzitutto c'erano persone che vedevamo in certe vie che salutavamo perché ci dicevano siete qui per fare il pellegrinaggio e noi dicevamo di sì. Poi è capitata una situazione in cui mentre stavamo facendo un sentiero per salire un po' in alto molto faticosamente, abbiamo incontrato due turisti che ci hanno chiesto se eravamo qui per il pellegrinaggio e loro ci hanno risposto che anche loro erano qui per il pellegrinaggio. Poi dopo invece ci siamo salutati. No? Ognuno con la sua A un strada. certo punto noi abbiamo sentito delle voci da dietro che parlavano, allora ci siamo girati e c'erano pure loro che ci stavano seguendo. Ah, No? vedi Ecco, che bisogna capire chi è che ha fatto il giro, chi è che ha sbagliato il sentiero qui. e Loro hanno loro, seguito voi come guide. loro. Ecco, com'è stato fare una settimana fuori Milano? Cioè, Tu sei di Milano, sei nato e sì, cresciuto a sono di Milano, Milano, sono quindi di Milano, tutta la tua sì. vita a Milano è passato praticamente. No, Tutta la tua vita a Milano è passato praticamente. diciamo che quando ero più piccolino facevo le scuole, poi andavo in vacanze con i genitori al mare oppure in montagna. Poi in un certo momento le cose sono cambiate e ho avuto la fortuna di conoscere questo CPS che mi ha dato la possibilità di trovare innanzitutto un medico che curasse la mia malattia. E poi dopo di essere coinvolto in come si chiama, in gite che vanno da qualche ora a una giornata, a una settimana e magari un pochettino di più se si vuol fare qualcosa di ancora più lungo e più significativo, ecco. Beh, so che in realtà Santiago de Compostela doveva durare una settimana, invece è durata un po' di È più. successo che siamo arrivati a Santiago e è capitato che c'era lo sciopero degli aerei. Allora ci siamo rivolti all'agenzia dell'aeroporto che ci hanno trovato un albergo dove ci hanno portato e diciamo che siamo rientrati dopo una settimana e mezza, siamo riusciti a ripigliare l'aereo per tornare ufficialmente in Italia, a Milano, Poi ecco. si stava bene anche di più là, Eh? si stava bene anche questi giorni in più là, Sì, non è stato siamo un stati problema. bene, eccetera. Comunque era una cosa che quando è capitato che ci hanno annunciato che c'era questo sciopero, Panico. no, il fatto è che cominciavo a pensare che non ce l'avrei più fatta a ritornare a casa, ecco. E invece. Ho dovuto rimandare gli impegni che avevo prefissato, eccetera. E comunque è stato anche, diciamo, molto bello perché sostanzialmente siamo stati dentro in un albergo che era molto lussuosissimo Pagato dalla compagnia esatto, aerea, quindi perfetto, cioè, esatto. bravissimo, perfetto. Beh, insomma, delle esperienze che, possiamo dirlo, senza il GPS queste esperienze non le avresti mai fatte, però. Beh, quello non si può dire perché la puoi No, anche volevo dare un po' di. organizzare da Volevo solo dare con degli altri amici senza coinvolgere il GPS, però giusto. questo qui è meglio perché Stupido è come si chiama, perché ci hanno accompagnati io. Ok. per tutto questo viaggetto due persone molto Viaggetto. competenti, eccetera. Bel viaggetto, direi, Molto eh? bello. Infatti, Virginio, insomma, abbiamo capito che ha un'importanza pazzesca questo tipo di esperienza. Perché poi tu dicevi è così importante appunto far fare delle vacanze e anche un po' cercare di alzare l'asticella in un certo senso, cioè appunto adesso senza fare sempre il povero, povera Petra Ligure, però nel senso cercando di portarli anche in posti che possono magari sembrare difficoltosi, ma che invece poi dopo diventano delle esperienze uniche. Assolutamente, perché c'è sicuramente l'aspetto riabilitativo, cioè già il fatto di fare un viaggio, andare in un altro paese soprattutto, dove si parla un'altra lingua, dover quindi cimentarsi ad adattarsi in un luogo
veramente diverso, mangiare cose diverse, quindi sviluppare un po' una capacità di adattamento che non è scontata per persone che magari hanno determinate problematiche. Non è neanche per quelli che non hanno, sappiamo benissimo che c'è gente che si lamenta di spaghetti scotti in Kenya e pieno il mondo. Assolutamente, quindi, insomma, invece dovevamo dimostrare una grande capacità di adattamento, cioè dire che in Spagna si mangia bene effettivamente. E come è stato a New York invece, con la lingua, con questi americani, il loro cibo? Ma a dire la verità, io l'ho inglese, lo mastico abbastanza positivamente. Sì, mi sono dovuto far aiutare, a dire la verità, da un altro amico che è proprio straniero, eccetera, però diciamo che quando volevo chiedere quanto costava un caffè o un panino, partivo con how much cost this sandwich o how much cost this coffee, ecco, e quindi ce la facevo. Sì. Sì, non si mangia anche bene però in America, o no? Ma no, da quello che ricordo, io ho mangiato bene. Insomma, diciamo che allora spiegatamente molto superiore alla media, direi. Certo, no? Assolutamente. Insomma, in più dicevi una cosa interessante, dicevi che poi, insomma, le vacanze che arrivano per tutti noi, per gli utenti spesso interi invece non arrivano, perché insomma non va in vacanza la loro necessità. Infatti l'idea è anche quella di creare la possibilità del viaggio, che per noi è appunto normalissimo. Ad agosto siamo stanchi del lavoro fatto durante l'anno, diciamo, oh, che bello, adesso stacco, vado al mare. Per noi è normale. Per le persone che soffrono di disturbi mentali gravi, spesso non lo è, soprattutto se sono sole, se non hanno una rete familiare, sociale che le supporti. E molti degli utenti del nostro CPS sono purtroppo in queste condizioni. Quindi l'idea, accanto all'aspetto puramente riabilitativo, anche di fare un viaggio, permetterci una vacanza, andare veramente in un'altrove, che appunto che non è, come dicevamo prima con Carlo, né inviteremo il sindaco di Pietraligure a parlare qui con il posto, e assolutamente non è nostra. Avevo la casa a Pietraligure da bambino, posso quindi questo sì, mio nonno aveva la casa lì. Quindi... ma appunto la possibilità di andare in un posto veramente completamente diverso, fare quello che fanno poi tutte le altre persone. Questo veramente nella nostra battaglia per eliminare lo stigma nei confronti del disturbo mentale, per dimostrare che chi soffre di anche gravi disturbi mentali può tranquillamente fare anche una vacanza così e adattarsi positivamente, come dicevi tu, anche magari spesso e volentieri meglio di tante altre persone che non sono utenti di questi servizi, in ambienti completamente diversi. So che domani è una giornata importante per voi, perché avete un evento, una presentazione importante. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando per presentare questo viaggio, l'esperienza, il progetto Santiago, al Municipio 4, che quindi appunto patrocinerà l'evento di domani, e quindi spiegare tutto quello che è stato il percorso per arrivare al progetto, cioè quindi quello che è stato il progetto Santiago, il percorso per arrivare al viaggio, e anche chi ci ha aiutato, perché siamo riusciti a organizzare questo viaggio. In prima persona lo è riuscito a fare Carlo Scovino, grazie all'aiuto di una serie di amici, diciamo di partner, ma più proprio di amici del nostro di cuore, che con cuore hanno aiutato veramente la realizzazione anche dal punto di vista economico. Tu parlavi di preparazione, appunto, poi domani entrerete più nei dettagli, anzi non, come si dice in questi casi, non spoileriamo troppo, non raccontiamo troppo quello che è, ma la preparazione a un viaggio del genere quanto dura e che tipo di preparazione c'è dietro? Dura diversi mesi in cui ci sono incontri a cadenza regolare. In questi incontri veramente si fa il progetto, si stende una mappa, la si disegna, si pensa come sarà il viaggio, a quali saranno le possibili difficoltà, se ci sono, come dire, dei chi è magari più bravo in certe cose, allora magari dice, ecco, io parlo un pochino di più la lingua, si mette a disposizione per alcune cose, chi quindi per altri. Fin dalla partenza con gli utenti, insieme a una si crea il gruppo, creazione partecipata fino all'inizio. Assolutamente. Tu ti ricordi, appunto, Giovanni, come è stato preparare tutto questo viaggio? Ma in totale di tempo non me lo ricordo esattamente, però diciamo che abbiamo avuto almeno 3 o 4 giorni per in modo tale che ci spiegassero tutto quanto, però è una cosa ormai passata da fin da prima del viaggio, quindi non riesco a ricordare. Stiamo parlando che era di viaggio a giugno, quindi molto probabilmente già intorno all'inizio dello scorso anno, di quest'anno, all'inizio dell'anno. Hai fatto anche attività fisica per prepararti al cioè a livello alla di palestra? No. Come è stata? L'abbiamo fatta una camminata. Siamo andati, diciamo, da dove è il CPS, la sede del CPS, fino alla chiesa di Chiaravalle. Ha fatto avanti a tutta quanta a piedi fino là, e poi dopo tornati indietro. È un bel pezzo lì. Sì.
Sì, un quindi bel da lì hai capito però cosa... Sì, anche perché era una giornata che era nuvolosa e freddina, quindi tutto questo incoraggiamento a farci andare non è che ci fosse, comunque... No, nonostante questo ho detto ok, io però a fare i 100 qualcosa sì. chilometri a Santiago li faccio comunque. È stato difficile? No, l'ho fatta, un po' mi fermavo, un po' riprendevo il cammino e basta. So che di solito quelli che fanno cammino si lamentano che poi fanno male i piedi per un po' di giorni. No, a me no. Mi vedi, insomma, no. Quindi alla fine. So che insomma, tanti viaggi, tanti appunto i progetti. C'è anche un progetto a breve, un'idea, non è un viaggio oltreoceano, ma appunto anzi andiamo sull'Adriatico. Sì. Però perché c'è un tema ben preciso. E il prossimo progetto è partecipare al Festival Internazionale degli Aquiloni, che si terrà a Cervia ad aprile dell'anno prossimo. E anche qui ci sarà tutta una preparazione, la preparazione è creare il gruppo, quindi fare spirito di gruppo, ma anche costruire l'aquilone che dovrà volare nei cieli di Cervia in occasione proprio di questo festival internazionale. Se serve qualche ingegnere aeronautico nel gruppo, Giovanni? Sei pronto? Che sappia io no. Non ne avete, non che ne sappia avete. Io no. Dovete trovare, no. Sei pronto per questa nuova sfida? Perché ogni volta è una sfida qua, vedo. Sì, adesso delle prossime sfide io francamente non sono ancora stato messo al corrente perché... No, niente, ancora non me l'hanno detto e basta, ecco. E dicevi appunto, l'idea sarebbe quella di portare invece il gruppo a fare il Festival Internazionale dell'Aquilone. Ecco, perché anche quei cercare di... inserirsi in un contesto che magari non c'entra nulla, non è un momento di... Perché è importante poi infilarsi in un contesto del genere? Per molte ragioni. Innanzitutto veramente è un progetto, perché poi sono tutti progetti che si coagulano alla fine nel viaggio, ma c'è tutta la parte precedente, ovviamente propedeutica, che è progetto riabilitativo in se stesso. In questo caso il fatto di mettersi a costruire, pur senza la presenza di un ingegnere aeronautico, un aquilone che possa volare, vuol dire implementare le proprie capacità, appunto le proprie abilità in questo senso, e anche di nuovo mettersi in un contesto che, seppure blandamente, in maniera simpatica, però è competitivo. Perché le persone piace anche confrontarsi, per esempio quello è un festival internazionale, ci sarà una gara di aquiloni e noi partecipiamo con il nostro gruppo, con un aquilone fatto da loro, per dimostrare veramente che siamo in grado di costruirlo, farlo volare e metterci quindi nello stesso, come dire, nello stesso milieu, nella stessa condizione di tutti gli altri, di nuovo con una valenza anche antistigmatizzante. Ecco, ricordami bene, questi progetti riescono a esserci, sono messi in piedi perché insomma c'è una sinergia tra vari attori, giusto? Quali sono questi attori? Gli attori sono, ovviamente nascono all'interno del nostro Dipartimento di Salute Mentale, diretto dal professor Mencacci, che è molto attento al fatto che si possano declinare tutte queste attività riabilitative, perché noi spesso pensiamo alla cura dei disturbi mentali gravi o comunque ad accompagnare le persone che ne soffrono con certamente terapie farmacologiche, qualche volta psicoterapia, ma c'è invece un grosso sforzo per essere fatto di tipo riabilitativo e deve essere anche uno sforzo fatto per costruire una rete attorno alla persona. Una rete che permetta di stare bene nel suo quartiere, banalmente, di usufruire di tutti i servizi di cui gli altri usufruiscono. E quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutta questa rete che viene quindi coinvolta nella strutturazione di questi progetti, dal panettiere a una persona amica che ha un'impresa, un'azienda dove tra l'altro ha assunto anche, continua ad assumere, degli utenti del nostro servizio. Quindi la cittadinanza farete insieme al CPS. Ecco, mi sembra un tema molto interessante perché insomma nessuno può negare che la legge Basaglia abbia aperto un mondo di prospettive future, tutto, però spesso volentieri si dice poi però non c'è stato un seguito, no? Voi siete invece quel seguito che ben venga, nel senso che appunto si va a costruire un'integrazione completa a quel punto, e soprattutto la cosa molto interessante è non si nasconde la malattia. No, assolutamente.
Anzi, la si porta come una diversità all'interno della società, la si espone, la si discute, la si Quanto vive. ancora secondo te però è invece nascosta in altre situazioni, o quanto ancora si fa difficoltà magari a venire al CPS a chiedere aiuto o ai vari servizi che possono aiutarci sulla città? È ancora molto nascosta, è ancora un grosso problema anche l'afferenza ai CPS, che vengono veramente visti un pochino Come come funziona l'affluenza del linea CPS? Raccontaci frontiera. un po', come funziona? Come posso io avvicinarmi a un CPS se penso di avere un disturbo, oppure se un mio parente, un mio caro ha un disturbo per cui ho bisogno di aiuto? L'afferenza al CPS può essere anche diretta, nel senso che la persona può dire: io effettivamente non mi sento bene, sto male, ho bisogno di un aiuto, ho bisogno che venga riconosciuto un mio disagio e per questo vado in quell'ambulatorio. Ovviamente è necessario che il medico, proprio medico di famiglia, medico di medicina generale, conosca la situazione e scriva una ricetta, come si fa per qualsiasi tipo di visita, e quindi si viene in CPS con quella ricetta e da lì solitamente si ha un primo colloquio con un medico. Che poi valuterà insieme alla persona qual è il bisogno e in che modo dare risposta al bisogno, Perché ci tengo con molto quale a tipo di fare queste percorso. istruzioni per l'uso, spesso e volentieri, perché insomma so che per te è tutti i giorni così e non vorrebbe neanche quasi pensare di doverle ripetere certe cose, ma ho paura veramente che chi è a casa troppo spesso magari sottovaluti o non sappia o abbia paura appunto di questi luoghi, immaginando chissà che cosa bisogna fare per potervi accedere. Quando invece appunto dici basta dal proprio medico, esporre, con una ricetta si può venire. Assolutamente. Ricordaci bene l'evento di domani, l'indirizzo, gli orari e tutto, Virginio. Sì, allora, domani l'evento avrà luogo al Politeatro, che è nella zona di Piazzale Corvetto, e comincerà alle ore 9. È un evento che durerà la mattinata, diciamo fra dalle 9 alle 12 e mezza, e tra l'altro interverrà ad aprire i lavori l'autorità, quindi il presidente del Consiglio di zona 4, del Municipio 4, e poi ci sarà Lo anche. basse. Esattamente sì, un saluto anche del nostro direttore del nostro dipartimento di salute mentale. Ci sarò io a fare una piccola introduzione simile, peraltro quella che ho appena fatto qui Sì. insieme a voi, e poi parlerà il responsabile delle attività riabilitative, il dottor Carlo Scovino, che è appunto stato un po' l'ideatore del viaggio di Santiago come di tanti altri viaggi e che domani nel dettaglio discuterà questa cosa. E poi ovviamente ci saranno E gli tu utenti, Giovanni ci sarai ecco qui domani? anche Certo, Giovanni. cosa ci racconti domani allora di bello? Ma come si chiama sostanzialmente quello che tu mi hai intervistato sul fatto di oggi? E poi se mi fanno delle domande dal pubblico, eccetera, spero di essere in grado Pronto di a rispondere. rispondere e basta. La cosa più bella di questo viaggio di Santiago cos'è stata? La cosa bella di Santiago, come si chiama? Ma è un po' difficile da dire perché è quello che ho detto prima, che sono stati, come si chiama? Centri turistici? No, No. di Santiago, ma io francamente quello che ho più trovato e più dato è stato l'albergo dove abbiamo alloggiato a 3 stelle, eccetera, e che abbiamo mangiato lì gustosamente e via, insomma siamo stati trattati molto bene, eccetera, e poi dopo abbiamo fatto qualche stradina nel centro storico di lì, eccetera, e Sì. poi dopo il porto che c'era lì. E basta. Insomma, dei bei posti e dici, Sì. da quanto ho capito non vedi l'ora però di fare un altro di viaggio, giusto Giovanni? Dunque, cioè nello stesso No, posto? Ah, beh, cambiare. quello No, sì, cambiare. no, ho già in mente dove vorrei Dove? andare. In In Egitto? In Egitto. Egitto, sì. Sì, perché Speriamo che ormai. sentano da dietro, speriamo che ascoltino da dietro la regia, no? Qui c'è un Egitto, richiesta Egitto. Cosa fate? Fate un foglio richieste che vogliono fate avere al professore così sotto. No, lo si Le mettete propone, sotto poi la. dopo bisogna vedere da come possono a come riescono a In realizzare Egitto una non so cosa forse c'è un simile. problema anche di visto, che è un po' più Sì, complicato, forse infatti, non saprei. infatti. Però diciamo, il tuo cuore è rimasto a New York, da quanto ho capito, però no. Sì, perché Questo l'ho capito, ci tenevo vero? moltissimo. Ci tenevi tanto? Io Perché ci tenevi sono. tanto ad andare a New York?
perché mi piace molto guardare Era la prima la... volta che andavi in America? Sì, è la prima volta e ci ritornerei anche perché siccome sono sempre belli quei film dati alla Sì? televisione che riguardano gli Stati Sì? Uniti, eccetera, la mela, eccetera, andare lì e non essere protagonisti televisivamente, ma diciamo essere lì come turisti è una cosa Quanti giorni sei stupenda. stato a New York Dunque all'incirca? direi più o meno una Ah, beh, settimana. cavolo, insomma, mi sta Adesso bene. non so se Più o sbaglio, meno. ok, più o Ma meno mi io ho pare fatto una un giorno solo, settimana. quindi Oh, ho vabbè, visto pochissimo ho New York. capito. Però mi sembrava di vivere un po' in un Sì, telefilm, no? C'è questa esperienza, no? infatti, certo che c'è. Sembra di riconoscere le strade vista la televisione, Eh sì, un giusto? po' sì. Quindi, insomma, ci torneresti volentieri, Molto. con tutto il gruppo, sì, a questo punto, dai. Ma sì, anche se cambio persone, Ah, non dici, cambio importa, gruppo. l'importante è tornare là, ecco, l'obiettivo è tornare se ci si riesce. Adesso, ho paura della risposta, ma è più bello viaggiare però in compagnia che da soli, no? Sì, no, compagnia sì, Ah, però, ok, se, perfetto. però anche va bene cambiare anche la Giusto, compagnia, no, eccetera, quello sì. Perfetto, l'importante è riuscire a ritornarci, ecco. va bene. Giovanni, io ti ringrazio tantissimo, sono veramente Grazie curioso di sapere domani cosa racconterai a te. Va tu e i bene, tuoi compagni. Ci grazie sono anche i tuoi compagni di mille. viaggio Sì, domani, eh? signora. Tutti, in totale eravate in 11, ho sentito dire, no? Sì. Giusto? Ok, perfetto. Quindi insomma, un bel gruppo, anche se so che anche a New York Sostanzioso. eravate un bel gruppo, Sì. ma abbiamo rischiato di perderci, ho saputo No, questa è che è cosa. capitato che a me mi hanno telefonato mentre ero fuori con il gruppo, no? E mi sono dovuto fermare a rispondere al telefono. Poi appena ho finito di telefonare, mi sono guardato intorno e non trovavo più il mio gruppo, Anche no? perché E quanta mi gente sono anch'io c'era? E perché per quanta spaventato, gente c'era intorno a te no? E beh, lì? un'immensità ce n'era, Infatti. un'immensità. E allora mi sono anch'io spaventato a vedere che non li vedevo. A un certo punto mi hanno telefonato e mi hanno detto: "Ma dove sei finito?" Dico: "E sono qua davanti a", le ho spiegato il palazzo dove ero. Mi sono girato così e erano lì che mi stavano Vedi, telefonando. risolto. Quindi li Risolto. ho incontrati Beh, ti aiuta anche a immediatamente. superare un po' di paura, vedi questa cosa, Certo, vedi? Pian pianino si certo, capisce, insomma, non c'è bisogno di andare nel panico, nel certo. paura, si tira sul Esatto. cellulare, ci si trova, Esatto, solo davanti al palazzo alto, palazzo basso, giallo-blu, e ci si fa. Insomma, esatto. beh, è una conquista questa però, no, Sì, prof? Come assolutamente dire, è una sì. grande conquista, mi sembra. Sì. Cioè, vale, già solo questo vale tutto il viaggio, mi sembra Sì, direi di di dire. sì. Ho È un saputo, ad obiettivo esempio, anche raggiunto, del direi. fatto del ritardo degli aerei, che alla fine i ragazzi erano tranquilli. Che Sì, anzi, sono erano vicini. forse più gli accompagnatori che erano più Sì, abbiamo dovuto preoccupati. posticipare la partenza di 3-4 Tra quattro giorni, giorni. ma voi, da quanto ho capito, più Sì, di tanto, sì, a parte qualche impegno da esatto. spostare, come dicevi prima, anzi, 4 giorni più di vacanza. Sì, Invece so infatti. che c'erano qualche accompagnatore che era un po' in ansia per stare qualche giorno in No, più più che lì. altro ha sistemato la cosa il nostro, come si chiama, Carlo Scovino, Ah, ok. che ha parlato immediatamente con un'agenzia dell'aeroporto e ha risolto, ci hanno risolto la faccenda. A posto, la prossima volta Giovanni farò risolvere a te allora, tanto ormai sei un veterano dei Non so, viaggi. bisogna chiedere a lui se Bisogna io chiedere a sono lui, ok. Sei un veterano dei adatto a viaggi, farlo, ormai secondo me esatto. prendi la qualifica di guida, prendi, perfetto. Esatto. Giovanni, grazie Ma davvero. grazie a te, Complimenti ancora per il grazie. vostro viaggio, complimenti per il bellissimo Grazie giro che avete a te. Va fatto bene. e siamo curiosi appunto di venire a vedere Grazie il mille, racconto con che molto fate. piacere. Grazie mille Con Giovanni, molto grazie mille piacere. Virginio, davvero, complimenti per il lavoro che fate giornalmente, che insomma è un lavoro difficile, come si dice però qualcuno può fare. La cosa bella è che lo fate anche bene però. Grazie, ma grazie soprattutto per averci invitato a poter parlare di questa cosa qui oggi Noi e siamo veramente qua siamo tutte le volte che molto volete venire, anche solo a felici. salutare, anche solo a dirci che avete fatto la gita a Chiaravalle. Noi siamo Sì. ben Grazie contenti di dare spazio a questo tipo di iniziative perché, insomma, Milano è Milano anche grazie a queste iniziative. Milano è la grande Milano perché, appunto, non si lascia dietro nessuno e si fa per tutti in maniera consona e giusta con i professionisti del mestiere per fare in modo che nessuno, appunto, rimanga indietro. Quindi io davvero vi ringrazio davvero tanto per quello che fate. a Grazie ancora a te per voi. averci ricevuto. Grazie mille, allora Ciao, grazie arrivederci. tante ai nostri Ciao. ospiti, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, come sempre domani alle 12.30 siamo qui in diretta con Good Morning Milano. Prima di salutare, visto che avete tempo fino alle 21 di questa sera, vi faccio vedere chi sono i candidati nominati per il Milano Storytelling Awards. A domani!